Amici di Bits & Chips, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la tecnologia. Oggi vi parleremo delle cuffie Seres 400 firmate CM Storm by Cooler Master. Faremo l'unboxing di questo prodotto, daremo uno sguardo alle sue caratteristiche tecniche principali e ai materiali di cui è composto. Cuffie, come detto, chiaramente destinate a chi col computer gioca e ascolta anche musica, ma principalmente piace passare insomma delle ore di divertimento senza disturbare il proprio vicino o magari la propria compagna o madre, che altrimenti non farebbe altro che strillare perché teniamo l'impianto troppo alto. Le cuffie sono disponibili all'interno di una confezione in cartone e sono ben sorrette da una forma plastica sulla quale, come vedete, Cooler Master ha messo dei fermi per evitare che durante il trasporto vadano a ballare. All'interno della confezione troviamo praticamente non troviamo accessori particolari, se non appunto le cuffie stesse, un piccolo manuale di accompagnamento alle cuffie che spiegano un po' come collegarle, quali sono appunto le sue caratteristiche e qual è la garanzia offerta. Nel piccolo pieghevole troviamo anche i prodotti che CM Storm consiglia ai videogamer, come tastiera e mouse Quickfire Pro R-Con, da poco rilasciato anch'esso sul mercato. Le cuffie si presentano con uno stile molto ricercato, anche se ci sono dei particolari che non fanno trasparire la massima qualità. Per esempio l'archetto si vede che è si vede essere insomma un componente assolutamente plasticoso. E comunque sia, Cooler Master ha inserito anche una parte morbida che fa sì che il comfort resti buono anche a seguito di prolungato utilizzo. È lo stesso materiale che troviamo anche sugli auricolari, come vedete è molto morbido, quindi non darà fastidio nelle lunghe sessioni di gaming. Il padiglione auricolare è costituito da un cilindro plastico, rivestito invece in questo caso con un materiale vellutato, nel senso che al tatto sembra essere molto morbido. Una fascia rossa spezza un po' l'uniformità del nero e al centro troviamo un inserto di colore nero, ancora di colore nero, però questa volta lucido, con la scritta, con il logo stampigliato. E dall'altra parte abbiamo il microfono, che può essere, come vedete, girato in modo da renderlo disponibile nel momento in cui dovete parlare, ma allo stesso tempo poterlo rimettere a posto e toglierlo, insomma, dall'essere fastidioso nel momento in cui non vi serve. Anche per il microfono Cooler Master ha scelto un contrasto fra parti lucide e parti invece opache, rendendo insomma il tutto abbastanza, dal punto di vista estetico, diciamo, abbastanza accattivante. Come vedete, la dimensione dell'archetto può essere regolata, ci sono dei dentini sui quali scorre il padiglione, che quindi servono anche a tenere ferma, salda, le due parti, insomma, l'archetto e i padiglioni. E sul cavo troviamo invece un diciamo telecomando con filo, in questo caso ovviamente, che permette di accendere e spegnere il microfono, quindi ci sono questi tasti, questo slider, e poi permette di regolare il volume anche qui con un comando analogico, quindi una semplice rotellina, e il cavo stesso termina appunto con due jack, uno per microfono e l'altro per la cuffia. Il cavo, come vedete, non è rivestito, quindi questo potrebbe creare qualche problema di scorrimento e di sfregamento del cavo stesso, però comunque risulta essere di buona fattura e ci sono dei fermi a protezione delle zone sensibili, come questa parte a T di separazione tra i due jack di microfono e cuffia, e questa parte che è inserita all'interno del telecomando.
tutto sommato lo reputiamo un prodotto, almeno dal punto di vista della fattura, abbastanza buono, però ovviamente ci riserviamo di fare i test nei prossimi giorni per cercare di capire quale sia la qualità audio offerta da queste cuffie. Concludiamo parlando delle caratteristiche tecniche di queste cuffie, che includono due driver da 40 mm, ovviamente uno per ogni padiglione, e offre una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz con impedenza di 32 ohm e sensitività di 108 dB, considerato, diciamo, al considerato sui valori standard di 1 kHz e 1 volt picco. La potenza d'ingresso richiesta per funzionare al massimo è di 100 mW e i connettori sono da 3,5 mm ed il cavo è lungo 2,5 mm. Vi aspettiamo dunque nei prossimi giorni per la recensione completa.